Buongiorno a tutti da Austin, South by Southwest, ultimo giorno qui ad Austin, tempo di bilanci, domani si torna in Italia. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di brand, non un concetto nuovo ovviamente, però a South by Southwest lo si rivede in una veste completamente diversa. Si è parlato oggi e nel corso degli ultimi giorni di brand come creatori di contenuti, come creatori di esperienze, come costruttori addirittura di esperienze e ovviamente come creatori di emozione. A proposito dei contenuti, Matteo, raccontaci un po' il tuo punto di vista. I contenuti sono stati uno dei topic più interessanti. Oggi tantissimi punti di contatto con i consumatori, tantissimi contenuti che vanno prodotti. Chi sono questi creatori? Tre tipi: i brand stessi, i brand con le agenzie, ma anche le persone che creano questi contenuti e li mettono a disposizione del mondo. Fondamentale quindi diventa il ruolo del brand come curatore, ovvero selezionatore dei contenuti migliori per farne parte della propria strategia di marketing. Molto interessante l'ultimo intervento che abbiamo assistito oggi di Bill Cashmore, il CEO di Mashable, che ha detto una cosa sacrosanta: quando noi di Mashable creiamo dei contenuti per un brand, per cui sponsorizzati da un brand, la nostra scelta è che questi contenuti siano almeno belli tanto quanto i contenuti che noi creiamo per la nostra testata. Perché nei confronti del pubblico, del lettore, non ci deve essere nessun tipo di crasi nei confronti dell'esperienza che noi di solito deliveriamo. Ancora il ruolo centrale della Big Idea, quindi la domanda che rimane aperta è: chi saranno i creatori di contenuti di domani? Mentre per i brand il ruolo è chiaro, chi sarà il creatore non ci interessa, noi selezioneremo i migliori. Assolutamente. Anche dal punto di vista dell'esperienza abbiamo ascoltato qualcosa di molto interessante in questi giorni. I brand sono stati presentati come tessuto connettivo tra persone e tecnologia. Quindi per una volta non è la tecnologia ad essere intermediaria tra il brand e le persone, ma è il brand stesso a fare da trade union tra tecnologia e persone, proprio perché la tecnologia diventa assolutamente pervasiva. Ed è stato molto interessante vedere come, nello specifico di un esempio concreto, il brand Foxtel abbia utilizzato la tecnologia, nello specifico dei sensori, inserita all'interno delle maglie per i giocatori di football, e quegli stessi sensori sono stati inseriti nelle maglie che sono state date invece ai tifosi da casa. Quindi sostanzialmente, dopo aver fatto una serie di esperimenti che sono stati anche raccontati nel video, sostanzialmente da casa il fan poteva vivere le stesse emozioni, ma anche fisicamente, del suo giocatore preferito durante la partita live, quindi guardare la partita e sentire allo stesso tempo in contemporanea le stesse emozioni. Quindi ancora una volta brand come creatori di esperienze. Sì, nell'ambito invece della creazione di emozioni mi è molto colpito l'esempio di una società di wearable che è Misfit, che produce, uno se lo guardi è uno dei soliti bracciali normali, quelli che tengono traccia dei passi, ma ha fatto una cosa interessante: si è unito a un brand, Swarovski, per far sì che si passasse dall'avere un normale braccialetto con tapassi, perché è una cosa un po' geek, un po' nerd, a un vero e proprio bracciale, tant'è che il bracciale sembra un comunissimo bracciale Swarovski, non si nota assolutamente il fatto che ci sia all'interno un tracker, ma l'esperienza, l'emozione che deriva è duplice: da una parte l'acquisto di un gioiello, dall'altra qualcosa che fa del bene alla tua salute, che ti permette di tenere traccia dei tuoi passi avanti. Per cui in questo caso il brand aggiunge un layer, uno strato di emozioni a un qualcosa che sennò sarebbe mera tecnologia. Bene, con questo è tutto per quest'anno, grazie a voi e ci rivediamo in Italia.